Il Salone Nautico Venezia è giunto alla sua quinta edizione, edizione della maturità. Aprirà i battenti il 29 maggio per chiudere il 2 giugno. Un'esposizione importante che si tiene come sempre nella spettacolare sede dell'Arsenale, quella che è stata la fabbrica delle navi della Serenissima. Sono passati 700 anni dalla morte di Marco Polo, un esploratore, un uomo che ha portato proprio il nome di Venezia fino in Cina. Penso che ci sia un Marco Polo in tutti noi, magari anche soltanto come fantasia, però penso che tutti abbiamo immaginato di viaggiare lontano, di viaggiare dentro di noi, però insomma l'idea dell'esploratore credo che sia una cosa che fa parte di noi stessi. Venezia si sta candidando attraverso il Salone Nautico a essere un centro permanente per la nautica. Quello che abbiamo visto in questi anni di indiscussa crescita, sia quantitativa ma soprattutto qualitativa, è essere riusciti a dare quel messaggio di opportunità, di internazionalità del Salone di Venezia. Un intero pontile del Salone Nautico con oltre 40 imbarcazioni sarà dedicato alle barche a vela. Voglio ringraziare gli espositori che ci hanno dato conferme già l'anno scorso, sono stati molto contenti loro, ed è importante che le barche vengano vendute, se non si fa un Salone Nautico solo per guardare, ma anche per poi concretizzare. Importante perché abbiamo avuto anche un grande standing ovation da parte dei visitatori a cui è piaciuto. Dopo le prime edizioni abbiamo avuto il riconoscimento di Salone Nautico Internazionale dalla Regione del Veneto, abbiamo avuto importanti buyer con anche il supporto dell'ICE da paesi come Polonia, Austria, Svizzera e tutto, diciamo, il settore orientale, grazie alla facilità con cui raggiungere Venezia, grazie al suo aeroporto internazionale, ci apriamo a tutti i mercati esteri. Ci saranno grandi novità sul settore delle barche ibride e quelle, diciamo, che si rivolgono a un pubblico molto anche sofisticato, che è quello del futuro. Le barche elettriche, le barche a idrogeno, quelle che in qualche modo disegneranno il futuro. Il Salone Nautico di Venezia è diventato già oggi il punto di riferimento mondiale in termini di sostenibilità. Il Salone Nautico di Venezia ha sempre fatto molta attenzione agli eventi collaterali, sia dal punto di vista di approfondimento tecnico sui temi della nautica, ma anche sullo sviluppo del mondo turistico. Altra tematica che noi abbiamo sempre sviluppato fin dalla prima edizione è quello della sostenibilità. Il Salone Nautico Venezia non è solo esposizione di barche e accessori, ma ci sono tanti importanti momenti culturali. La convegnistica dedicata soprattutto al design e alle soluzioni future per quanto riguarda la propulsione. Ci sarà una esposizione specifica per i progetti, ci sono i giovani architetti, i giovani ingegneri del futuro, coordinati da grandi professionisti che oggi le barche le progettano e le fanno, e faremo dei showroom, dei momenti di discussione e anche di domande per capire dove andrà la nautica. Ci svilupperemo anche sui bacini che ci hanno restituito, il bacino grande che nessuno ha visto, verrà visto anche in questa fase del salone, e poi molti più congressi, molti più approfondimenti sul mare, sull'acqua, sulla vita, sulla natura, su come preservare i mari.